La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Bentornati a una nuova puntata dei Segreti del Cuoco. Oggi vi diamo un primo indizio della ricetta che prepareremo. Quale riso? Riso Cannaroli, il preferito dagli chef, in assoluto diciamo il più pregiato tra i superfini, ottimo per la sua tenuta in cottura e la capacità di assorbire i condimenti, quindi sicuramente un principe. Come avrete capito, stiamo parlando di riso, però prima andiamo al mercato per acquistare un altro ingrediente della ricetta che poi scopriremo. E ora vi svegliamo il secondo indizio della puntata di oggi. L'ingrediente che utilizziamo è il fungo cardoncello. Quali sono le sue caratteristiche, signor Renato? Si può mangiare rosolata agli apprezzemolo, o se no al forno, o col risotto, con la pasta. Da Ghilarza sono così buoni, diceva, perché sono sì, leggeri. Questi sono trapiantati per terra, non sono dei ballotti. Cosa significa? Qual è la differenza? La differenza è che ci sono dei colli dove nascono questi funghi, no? Invece altri li mettono per terra, trapiantati. Questi sono trapiantati? Sì, per terra. E il sapore come cambia? Più buono di quello dei ballotti. Questo tipo di fungo si chiama anche antunna. Antunna in sardo e cordoncella in italiano. È uno dei funghi più venduti? Eh sì. Il prezzo ce lo ricorda? Ce n'è a 15,90 e a 13. Vi abbiamo dato i primi indizi, ingredienti che andranno a comporre quale ricetta? Risotto Cannaroli superfino con cardoncello, radicchio e belga. Vediamo gli altri ingredienti. Abbiamo detto cardoncello. Sì, riso superfino, della cipolla bastano 20 grammi, del sedano 15 grammi, carota 20 grammi, del pomodorino ciliegino 15 grammi, cardoncello coltivato 50 grammi, scorza di limone 20 grammi, radicchio e belga suffatta bastano 50 grammi. Per mantecare usiamo del burro e del parmigiano. Classico soffritto per iniziare, Federico. Sì, mettiamo il soffritto nell'olio extravergine d'oliva e lo facciamo imbiondire. Mettiamo il riso Cannaroli, lo facciamo tostare. Ora il brodo. Sì, si bagna col brodo vegetale. Cos'hai messo nel brodo? Carote? Carote, sedano e cipolla. Mettiamo il radicchio e la belga, precedentemente stufata. Mettiamo del fondo di carne di Canonau e facciamo andare per 10 minuti. Mettiamo i cardoncelli coltivati. Dei pomodorini ciliegia. Mantechiamo con burro parmigiano in modo che il riso risulti bello cremoso. Un consiglio quindi per tutti i risotti questo, da mantecare in questo modo? Sì, i risotti di carne soprattutto e di terra. Per i risotti di mare sarebbe più opportuno usare l'olio extravergine. È arrivato il momento di impiattare. Sì. Disponi il coppapasta, giusto così. Si mette il riso Cannaroli. In modo da che prenda forma. Si toglie. Lo tolgo io? Sì. Procediamo. Perfetto. Qua.
un ciuffo di belga e radicchio precedentemente stufati con del vino rosso, una cialda di parmigiano, e a trannoso.